Buongiorno e anche oggi siamo pronti per fare la spesa. Due ricette molto sostanziose e dai gusti decisi. Una pasta gratinata al forno con i pioppini e la scamorza che io ho già visto adesso qui e poi dei gusci di cipolla rossa con un ripieno di stoccafisso, ma poi vi parleremo poi per i maggiori dettagli. Intanto mi prendo i pioppini. Ciao Lisa. Ciao, bentornata. Grazie. Allora, questa volta mi serve sempre lo speck, sì? 1,5, sì. Però mi dai quello dolce. Perfetto. Quello affumicato era speciale, avevi ragione. Buon profumo, mamma vero? Mamma mia. Come lo tagliamo? Sottile, un po' in fretta? Un po' più grosso dell'altra volta, okay. Perché devo fare una pasta. Perfetto. Fantastico. Ottimo. Poi mi dicevi serve dell'altro per questa ricetta. Scamorza affumicata. Sì. Ecco a te lo spezzo. Sì. Le scamorze, guarda, l'ho già sotto vuoto, già sì, pronte. Cos'è, un 2,5? Questo come peso circa, sì, un 2,5 abbondante. Ok, benissimo, perfetto. Grazie. Grazie, ciao, alla prossima, grazie. Ciao. Sì, sì, guarda, ti do le cipolle. Sì. Aspetta, magari queste, sì. Che hanno una misura più regolare. Bene, all'oro lo trovo lì al banco, sì? Del fresco. Ecco qua. Sì. Già confezionato. Sì, perfetto. Allora prendo anche quello. Ecco qua. Bene. Ok, sì. Grazie. Questo era l'ultimo ingrediente e noi ce ne vediamo in cucina. Pronti per cucinare. Bello, ho sempre desiderato farlo. Ma dai! Sì! Buongiorno, 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 a tutti. Buongiorno a tutti voi. Naturalmente subito mettiamo la carne sul fuoco, il brodo sul fuoco, sì. Vabbè, quello che c'è. E ricordiamo naturalmente a tutti i nostri Golden Chef di andare subito su www.settegoldtelepadova.tv perché lì oggi scoprirete il mondo. E oggi la nostra... Esatto, anche tutto il resto, Instagram, Twitter, il campanello di casa della nostra Ilenia Bazzacco. Si è pulite le scarpe prima di entrare. Eh sì, c'era lo zerbino, puliciti i piedi prima di entrare. Oggi che accadrà in questa meravigliosa cucina? Il manicomio, perché ho già cucinato due volte. Ah, sì? Sì, due puntate con loro. Sì, una coppia. Sì, che conosco. Di fatto. Proprio di fatto, non è male, sì. Saranno contenti di questa, sì, definizione. Sì. Però è divertente sempre. Okay. E allora io mi preparo quasi tutto pronto, che così... Se diamo un indizio a casa, magari, non so. I migliori danni della nostra vita. Adesso vado a prenderlo, vai, in salotto. Andia, vai. Ciao. Vai, ciao. Carlo e Giorgio, du 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 du. Carlo e Giorgio, du 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 du. Carlo e Giorgio, Carlo e Giorgio, bene così? Sì, continuiamo. I miei amici. Cristina Dori. Grazie, grazie. Giorgio, naturalmente, poi Carlo. E qualcuno di voi ha deciso anche di mescolare questi nomi, però sì, ci avete fatto l'abitudine. Sì, tranquilli, ormai. Ciò che è mio è suo. Ciò che è suo è suo. No, pensavo ciò che è suo è suo. Allora, benvenuti naturalmente in questo salotto meraviglioso di Due Chiacchiere in Cucina. Grazie, Carlo, grazie. Carlo Dal Paus, Giorgio Pustetto, oh, produttori, di loro stessi. In questo altrimenti chi ci produrrebbe? Voi stessi, ma la banda degli onesti. La banda, ma scusa un attimo, ma è per necessità, non per scelta. Ah, sì. Ma, sì, ma che nessuno avrebbe investito su di voi. No, ma di la banda degli onesti. E la banda degli onesti, la domanda mi sorge spontanea. E la banda degli onesti che trae il nome. No, ti prego. Come? E cominci, parti dalle trae. Trae. Ma sì, importantissimo. Sì. Trae il nome, sì. Da chi? Dagli onesti? Ma chi è? È un film. È un film. Dei grandissimi
Motto, sì. To. Ah, to, no, quella to, banda. To, Peppino e Giacomo Fuori. Quella banda degli Onesti. No, pensavo roba più recente, chiedo scusa. Signori, interrompiamo. Mi è caduto qualcosa. Sì. No, in realtà io vorrei andare avanti, sì, perché noi nella nuvoletta con Ilenia, quella che abbiamo in cucina, abbiamo messo i migliori danni della vostra vita. Voi continuate a seminare... Ma sì, mica tanto. Danni, state facendo danni. Stiamo facendo danni. No, abbiamo tutta l'intenzione di continuare a lungo a fare danni. Per tutto l'inverno. L'ho visto ieri, era ospite. Era ospite a due chiacchiere. Ecco, sì. Poveretto, non si poteva far nulla, esatto, per salvarlo. Ma la cosa carina è che restiate con noi. Intanto vi voglio ricordare, andate su YouTube, cercate Due Chiacchiere in Cucina. Perché? Perché se vi iscrivete avete la possibilità di avere notifiche di tutto ciò che viene postato, le curiosità eccetera, e essendo iscritti naturalmente avrete anche più diciamo addicted, nel senso che vi arriveranno anche delle cose che gli altri non vedranno. Cioè essere tossici, due alla. Chiacchiere addicted. Esatto, assolutamente. Invece sapete una cosa? Loro sono la vostra droga. Che capito? Addicted. Va bene, pubblicità, tra poco si va in cucina perché non so Ilenia come farà a cucinare con questi due. A dopo. No, la facciamo. Ci siamo. Ah, no. Buongiorno. Ma ben ritornati. Bentornati. Bentornati. Che gioia. Io sono contentissima che siate qua. Ma anch'io. No, anche perché è la mia prima stagione come conduttrice in questa terza di Due Chiacchiere in Cucina, anche se con voi due ci conosciamo già da mo', perché Radio Company, siete venuti spesso. Giusto? Io posso dire, ho cucinato con Carlo e Giorgio. Beh, sono stati bravissimi? Bravissimi. Allora. Guarda, non so se lo direi ad alta voce. No, me ne assumo la responsabilità. Hai ragionissima, brava amore. E in effetti anche oggi. Ecco, allora, vestizione. Sì, cioè da pulire dietro lì alla cucina, già pulire, e quindi l'ho già fatto stamattina, ho fatto del fondo. Ma adesso qua dai sette sto qua. Arancione, verde. Allora, diciamo, speranza. Diciamo appunto che andiamo a fare una pasta al forno, okay, proprio giusta per la stagione. Sì. Vai, vado immediatamente. Allora, attenzione amici, la pasta gratinata con chiodini, speck e scamorza, questi saranno gli ingredienti. Vi servono 500 g di pasta a formato corto, 500 g di besciamella, 500 di chiodini, grammi ovviamente, 150 g di speck affettato, 150 g di scamorza, una cipolla, pepe e sale, olio extravergine d'oliva, che Enrico Bianchi e io continuiamo a sostenere sia olio evo, ci piace di più, e grana padano, questo è un dispetto che ho fatto a Ilenia. No, allora, in tutte ci sono qualche cosina, insomma, poche cose che, insomma, mi disturba il rumore del gessetto sulla lavagna e la parola evo anziché olio extra. Io non riesco a mettere il rumore. Amore, te lo metto a posto io. Perché tu fai due giri. E poi sei magrissimo. Io non potrei mai. Neanch'io. Bello, ecco, grazie. Bene. La soddisfazione un giorno di fare uno spago lungo 4 metri, fare un ecco qua. Oh, no. Pronti, ce l'ho fatta! Belli, sono proprio belli. Vero? Giorgio, spieghiamo, Giorgio. Carlo e Giorgio. E Carlo e Giorgio. Esatto, c'è certo. Una confusione. Esatto. Allora, che cosa facciamo fare a sti ragazzi? Allora, prima di tutto facciamo cuocere la pasta. Facciamo questa pasta gratinata al forno che fa tanto casa, giusto? Perché diciamo che è un piatto della domenica, dove appunto si ha più tempo, però secondo me se noi facciamo la base di tutto, poi lo mettiamo in frizze, quando ci serve, zac, te lo mettiamo al forno. Perché lei è Masterchef e noi no. Quindi no. Da questa dose io farei il raddoppio degli ingredienti. Che vogliamo facciamo? Farlo raddoppio? Sì, facciamolo. Facciamo raddoppio e partiamo. Perché l'hai visto magro. No, allora, prima cosa da fare è buttare la pasta. Io ne butterei mezzo chilo, penso. In quattro. Mezzo chilo a testa. Mezzo chilo a testa. Mezzo a testa va benissimo. Ecco,
Ecco. Fa qualcosa. Fa finta che neanche il caso sia suo. No, ma scusi, neanche il caso sia suo. Non guardatemi che poi un po' mini disco, ecco. Ah, sì? Allora, riporta in ebollizione leggermente là. Ecco, riporta in ebollizione. In ebollizione, perché? Ti faccio la domanda a quello proprio da... Abbiamo buttato il sale. Certo, sale grosso. Sono circa 10 grammi di sale grosso, però è sempre... Dilla l'altra cosa che sta quanto basta, lei quanto non sopporta basta. Quanto basta. Cubi, cubi. Tutta. Cubi. Esageriamo. Cubi, sacchetto, Giorgio, no, tra Quanti minuti? Quanti, aspetta che... Adesso... Otto minuti. Allora... Io volevo dire una cosa però su Cubi, ecco. Quando chiedevo a mia mamma, chiedo ancora a mia mamma qualche consiglio. Sì. Dice, ma quanto devo cucinare? Quanto devo mettermi? Mia mamma risponde la variante. Cerca. Conforme. Conforme. Fa bene anche questo. Fare il conforme o fatti è a rischio. Lo so, ma infatti che a me vuole la misura giusta, ma dopo questo conforme. Te lo do a te. Sì, grazie, sei molto carino. Però vedi, scusa Carlo, che non si dica che Giorgio non è una persona generosa, capisci? Ah, capito. Allora, bene. Tagliamo a pezzettini la scamorza. Sì. Una scamorza. In ricetta indicata scamorza affumicata, se anche lì è una cosa personale. Se non trovate la scamorza affumicata, potete utilizzare la classica, quella senza affumicatura. Tu hai trovato la scamorza? Signora maestra, no, questa. Mi dica. Io credo che il bambino Carlo stia un po' facendo flanella, come si dice dalle nostre parti, sta lavorando solamente Io sto benissimo così, sto benissimo. Carlo, ha tagliato questo. Tagliamo a striscioline lo speck. Ma io devo tagliare. Vado. Cioè, con questo permettimi un attimo, intanto io vado a tritare il prezzemolo. Ma tanto da detti quanto basta? Ma tanto striscioline, okay. Fai tu conforme, mi regolo. Tanto striscioline, ma striscioline. Ragazzi, scusate, mentre fate questa operazione così di intelletto, ecco, parliamo invece di questo successo straordinario dei migliori danni della nostra vita. Mondiale. Sì, io l'ho visto lo spettacolo ed è pazzesco, fantastico. Vuoi dire il contrario con me qua, con quelle in mano? Ma non mi permetterei giammai. Com'è lo spettacolo? È super! Ci mancherebbe? Quindi? Sì, parliamone. Parliamone. Voi in questo spettacolo intanto siete vestiti molto eleganti, che è una cosa che uno non si aspetta. Ma perché vuoi dire che oggi vi sono... uno non si aspetterebbe. Perché siete in smoking, siete fichissimi. Siamo in abito scuro, dai. Puntiamo tutto sull'aspetto. E se per caso durante lo spettacolo va qualcosa male, almeno eravate vestiti bene. Esatto. Sì, assolutamente. Ma penso che sia quello. Almeno di quello la gente non si può lamentare. Ecco, esatto. No, ma prosegue. Questo perché mi rilassa, scusami, ma sono anche concentrato. Perché no, sì, capisco che io, essendo peraltro uomo, tu sai molto bene, è un po' un luogo comune, ma che l'uomo fa una cosa non lo fa, non le fa. Quindi io sto tagliando ad addetti. E allora invece io mi fermo, dico che sta andando molto bene. Sì. Quindi sai fare due cose insieme. Ti fermi e parli. Io parlo, due. Sono due, sono multitasking. Va bene da detto. Così. In maniera strepitosa. Poi possibile. Arriva quello che taglia lo spec bene quando andiamo in pubblicità. Certamente, esatto. Possiamo dire che, ecco, in cucina non facciamo ridere. No. Siamo dei seri professionisti. Beh, guarda, che bella sorpresa. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Insomma, ti stavo dicendo, sì. Cristina, diglielo ti confermo che andiamo in giro tutto l'inverno con i migliori danni della nostra certamente. Vita. Certamente, e meno male per noi. E meno male per noi. Sento odore di prezzemolo. Guarda, indovina perché? Cioè, sì, questo sentore. Come questa, E quindi andrete avanti tutto l'inverno con questo spettacolo. Sì, continui così, sì. Cristina, ti butto là un sito www.carloegiorgio.it per vedere tutte le date, essere informati su prevendite, date, teatri e quant'altro. Va bene? E quanto basta? E quanto basta per vedere. Ma uno collegato in rete sul nostro sito, quanto deve stare?
Quanto basta? Per capire qualcosa. Sentiva te di stare tutto il giorno. Io lo so. Ma quanto sono stata intelligente a tirare fuori questa cosa? Ma sarei perdere, guarda. Diventa un tormentone. Ilenia, sorvoliamo. Ma invece quello che mi interessava far capire alle nostre telespettatrici in particolare, perché voi avete un seguito di fans femminili che... Le cose. Guarda, questa è la dimostrazione che la televisione è finzione. Era dai tempi di Elvis Presley che un uomo non aveva tante donne al seguito. È finzione, ci hanno detto di dire di sì a questa battuta. Ecco. Infatti stiamo vedendo in televisione, vedi, alcune scene del vostro spettacolo. Vedi che siete belli, vestiti eleganti. Ma vedete anche, si vedono o no le mutande e i reggiseni che ci lanciano dalla platea? Esatto. Sì, ma sono Si vedono. Infatti lui se l'ha messo in tasca in questo momento. La tecnologia. Perché voi siete, vi definite due vecchietti prestati alla tecnologia per una visione futura. No, diciamo. Due uomini del ventesimo secolo. Prestati al ventunesimo. Esatto. Però questo prestito ce la fate a gestire tutti i social? Noi abbiamo Silvia qui che è una maga dei social. Ci riusciamo. Anzi, potrei anche, mentre finisco di fare l'ultimo pezzettino di scamorza. Ma puoi anche mangiarlo, secondo ma me. Ma l'ho già fatto. Io non potrei mai preparare qualcosa che non assaggio prima. Devo assaggiare. Hai capito, Ilenia? Lo sai che il formaggio invece è un amico per la parlata, perché appunto impasta. Un nemico, perché impasta la bocca. Ma io non parlo, anche tanto che io parli col formaggio senza, non si capisce quello che dico, non ha senso. Farfuglia. Allora, la tecnologia è quella cosa, cito sempre la canzone finale del nostro spettacolo, che è una cosa meravigliosa. E penso che ogni giorno esca qualcosa di misterioso, di nuovo da scoprire. Tu col tuo nuovo iPad. Certo. E dire, non ti che ne va fuori, no, ok. E mentre tuo figlio, di 3 anni e mezzo, ha scaricato già tutte le app. Che poi era la realtà questa. È la realtà. Quanti anni ha tuo figlio? Adesso per la privacy non si può dire. 3 anni. Ne ha 32. Ne avrà sempre costantemente 3 anni. Allora, e tuo figlio di 3 anni e mezzo e tu lo guardi là. E dici, com'è possibile? In realtà ci sarebbe un venetismo. Come un mona, ecco, però non si può dire, siamo in televisione. No, questa non è una parolaccia, questa parte proprio della cultura popolare. Detta al maschile, ci siamo quasi. Sono passati 5 minuti. Okay. Io la pasta in questo caso la vado a scolare quei 2 minuti un po' prima, perché poi continua la cottura in forno. Ah, quindi deve essere abbastanza al dente. Esatto. Ok, anche questa è una cosa importante da ricordare. Se avete fatto una besciamella troppo sostanziosa, quindi troppo densa, la andate ad allungare con un goccio di latte, anche a freddo così. Anche a freddo. E quindi poi va a idratare nuovamente la pasta e quindi continua a idratare la pasta. Il ragù non va cucinato troppo. No, non è ragù, stiamo parlando. Siamo sul pezzo. Allora, mentre la nostra grande Masterchef adesso farà esattamente questa cosa, vogliamo solamente ricordarvi di nuovo di essere interattivi con noi. Li chiamiamo i nostri Golden Chef, ovviamente, su www.7goldtelepadova.tv e naturalmente anche tutti gli altri, quindi Twitter, Facebook, Instagram, a casa di Carlo e Giorgio. E tutti quei social network che noi usiamo. Esattamente, come fosse pane quotidiano. Noi ritorniamo tra pochissimo, perché ovviamente la ricetta insieme a Carlo e Giorgio e Ilenia Bazzacco continua tra poco. No, vado avanti. Chiedo scusa, perché ho visto meno 2. Il bello della diretta, amici. Meno due anni della nostra vita, ok? Sì, allora, i funghi. Allora, questi sono chiodini. Ma ancora avanti con questa ricetta. Ma io sto parlando, dico cose importanti e tu mi parli. Nemmeno che questo fosse un programma di cucina. Ma siamo qui per cucinare, non so. Allora, mi viene da piangere. I funghi, andate a cuocerli in padella a fuoco alto con un filo d'olio e un trito ipotesi che sono di scalogno o di cipolla. Va bene. Olio extravergine d'oliva. E ma quanto? Quanto basta. O conforme. Però la particolarità è appunto fuoco alto per non disidratare completamente il fungo. È bellissimo parlare.
Ma no, allora, mi stavo commuovendo. Qui li lasciate raffreddare un po' e poi li andate a gettare, gettare nel cestino dell'immondizia insieme alla pasta che abbiamo cotto per 6 minuti anziché 8. Come cavolo fai? Io non lo so. Mescoliamo. Sono brava, cioè io riesco ad annullare. Ad annullare. Esatto. Okay. Non parlo di... Mi sta dando dei calci sotto, signor regista. No, no. Mi sta dando dei calci, sì, sotto il balcone. Barbato, ti rendi conto che... Sono brava. Vengono picchiati gli ospiti, non so se vada molto bene. Chiaro. Dopo questo 500 ml, sì, millilitri, sì, di besciamella... Sì. Sì. Io ho ripreso la mia posizione, sono stato zitto, l'ha notato, perché è giusto anche che emerga la professionalità. E adesso chi di voi due mescola? Ocio. Adesso vediamo. Uno tiene. Dai, tengo io. Dai, esatto. Vai, fai te, dai. In due? Dai. Volete mescolare in due? Cosa ci vorrà, dai, questa cosa? Cosa ci vorrà? E poi la stratifichiamo. Sì. Voilà. Lo specialista della stratificazione. Madonna, che roba. Ah? 180 gradi, senti, dopo senti, metti il microfono. Senti, senti. Ecco. Eh sì, perché deve essere, certo, tutto bello cremoso. Besciamella viva. La versiamo. Adesso vado a mettere un po' di questa besciamella. Non ce la posso fare oggi. Hai visto? Questa, sì, besciamella che andiamo, okay, praticamente a pulire. Sì. Mira, sai cosa dice mia mamma? Dimmi. Troppo poco. Perché basta, bisogna che avanza. Guarda, allora, la dose... Perché basti, bisogna che ne avanzi. Traduciamo per il resto d'Italia. La dose sarebbe... No, certo, perché... La dose, certo, sarebbe stata per 500. Sì. Per questa mezzo persona chilo. È 500. Andate persone a chiamare qualcuno fuori perché... No, non ce la posso. No, ti mancava poi anche lo spec. Lo spec l'ho tagliato fino adesso. Ma cioè, non ci siamo fatti. Ma voi non vi preoccupate, perché la cucina è creatività, giusto, ragazzi? Non sì. Ma Elenia, che giornata che hai oggi, vale Elenia, veramente. Sì, sono un po' distratta, non lo so, sarà l'autunno. Secondo me è colpa della nuova asciugatrice che hanno comprato. Ma insomma, l'ho salvata io sta parte. Taglia, spec, parla, qua l'ho salvata io. Allora, da domani, ragazzi, amici, questa basterà per 500 persone. Esatto. E vi annuncio già che da domani Due Chiacchiere in Cucina la sarà così condotto da me. La schiacci così? La schiaccio. Mi fanno cenno, mi dico, scusa, come cucina. Ragazzi, vi posso interrompere un secondo? Enrico Bianchi, sei la mia dannazione. Ah, scusate, allora, lui fa le domande, abbi pazienza. Anna ride, che hai bisogno di acqua, amore. Allora, cosa vuol dire sta domanda mentre cuciniamo? Adesso, no, perché... Cosa vuol dire questa domanda? No, ma che poi io ho detto una pasta al forno all'inizio. Già, però, mentre cuciniamo, mentre lei cucina. Fantastico. Ma scusami, Cristina, ma che, perché si può girare una telecamera dietro no, là? Non si può, non purtroppo. Si può. Perché voi dovete sapere che non è difficile, non è facile per noi stare qui con gente che va avanti e indietro passando con dei cartelli. E dobbiamo leggere, interpretare. Gente che ti prende in giro, va ti bene fa pressione. Esatto. Allora, senti, la pasta al forno che sta per andare al forno, però... 180 gradi, okay, per circa una ventina di minuti. Benissimo. Adesso mettiamo una generosa dose di formaggio sopra. Ah, perché non ne avevamo messa. Esatto. E poi, ma la crosticina. Ok, vado. Sì, vai. Okay. No, anche perché abbiamo un nutrizionista che è eccezionale, amici di Due Chiacchiere in Cucina. Infatti adesso passeremo nel salotto buono della nostra trasmissione con il dottor Emiliano Benelli. A tra poco. Amiche di Due Chiacchiere in Cucina, ancora con noi il nostro nutrizionista di fiducia, il dottor Emiliano Benelli. Abbiamo da qualche settimana affrontato le varie diete, no? È un argomento che a noi donne, e non solo a noi donne effettivamente, Emiliano, insomma, sta particolarmente a cuore. Io ricordo, negli anni Ottanta ci fu il boom di una dieta, la famosa dieta dissociata, ma ancora oggi si parla di diete dissociate. E cosa sono? In che cosa consistono? Allora, innanzitutto bisognerebbe discernere un attimo l'argomento, perché a livello nutrizionale, come nutrizionista, spesso si chiama dieta dissociata quella che ti fa assumere i carboidrati nella prima parte della giornata e poi via via scemando, okay, ti porta ad assumere le proteine nella seconda fase. Diciamo che quella può essere una strategia
più che altro magari per favorire persone che lavorano e che magari hanno difficoltà a preparare i pasti, quindi esatto, gli organizzi il piano nutrizionale in questo modo. Se invece dovessimo ragionare su quella che era la dieta originale, andremo a scoprire, diciamo, che ci sono un po' di sotterfugi, nel senso che se tu vai a leggere il libro iniziale che fu appunto scritto da Scarsdale, tu vedi che appunto lui parla di cibi positivi, di cibi negativi, di cibo yin, di cibo yang, cioè tipo il lunedì non puoi mangiare una cosa che poi la puoi mangiare il martedì, come se ci fossero delle forze arcane che dovessero agire sull'alimentazione, è vero. Cosa non assolutamente dimostrata. E soprattutto, come dici tu, non scientifica. Esatto. E poi una cosa, diciamo, importante, il fatto che appunto questa dieta non associasse per nulla i carboidrati con le proteine. Si diceva che appunto utilizzando i macronutrienti insieme si creavano degli scompensi elevati per quanto riguarda la digestione. Anche questa cosa è già sfatata. Ti faccio un esempio: soltanto mangiando un piatto di pasta condito tu hai sia un apporto di carboidrati per la maggior parte, diciamo, della quota di quello che stai mangiando, ma hai comunque una quota di proteine e grassi, e se il tuo corpo funziona bene e non hai problemi di scarsità enzimatica, questa metodologia. Quindi, io ti dirò sinceramente, Emiliano, ho il ricordo, dicevano praticamente: guarda, tu oggi, che ne so, lunedì puoi mangiare pollo, solo pollo, e lunedì puoi mangiarne anche due polli e non succede nulla, l'importante è che tu non mescoli con altri alimenti. Ed era abbastanza devastante, io penso. Più che altro perché favorivi un alimento, ma poi di fatto era una dieta che non era bilanciata, quindi favorivi soltanto un apporto proteico un giorno, soltanto un apporto glucidi con l'altro. Ti faccio un esempio: se io devo ragionare con un soggetto sportivo che deve avere magari una nutrizione, diciamo, un pochettino più complessa, una dieta del genere è completamente inapplicabile. Non ce la farebbe nemmeno a partire allo start. Va bene, invece noi, a proposito di partenze, ti salutiamo, aspettiamo te la prossima puntata. Certo. E ricordo che invece arriviamo tutti a far compagnia a Ilenia Bazzacco ai Fornelli. Va bene, si ritorna dopo il nostro dottor Emiliano Benelli, il nutrizionista ufficiale di Due Chiacchiere in Cucina. Bravo. Avete imparato delle cose che non nuove? Guarda che la nutrizione è la prima strada verso la salute. Bravo, verissimo. Senti. Chi chiude? Via. Che pillole di saggezza. Chiudo io. Che pillole di saggezza. Non potete sentire questo a profumo. A tavola! Non potete sentire così. Un attimo! Allora, vuoi venire? Pronto? Un attimo! Chi non è seduto a tavola non mangia 5 minuti. Roba. Senti che roba. Vero? Ecco, adesso io aspetterei quei 2 minuti di assestamento per non rischiare l'ustione. Metti una mano qua. Si chiama assestamento. Si chiama assestamento. Ragazzi, dobbiamo togliere le tende un attimo. E questa cosa l'abbiamo fatta anche noi. Parliamone. Però sul più bello, ogni volta ci fai andare via qua. Sul più bello. Dai, dopo. Dai, che dopo si torna. Dopo. Buongiorno Ilenia. Buongiorno Vito, ben arrivato. Grazie. È un momento sempre molto atteso dai nostri telespettatori, eh? Ci fa piacere, ci molto, fa molto piacere. Molto. Bene. Allora, cosa hai preparato? Sì, allora, pasta al forno con una struttura abbastanza, diciamo, impegnativa. Sì. Abbiamo dei funghi, dello speck, della scamorza, besciamella, quindi aromaticità, molta, persistenza gustolfattiva. Sì. Bene, allora ho pensato un vino del Veneto. Sì. Dal Cero, siamo nella zona del Soave, Garganega al 100%, annata 2014, quindi un vino già evoluto, che ha fatto un certo percorso evolutivo, ha una buona morbidezza e una persistenza aromatica intensa importante. Bene. Allora, andiamo a versarlo. Temperatura di servizio, perdonami. 10-12 gradi, okay. È un vino bianco che comincia a fare già un po' di evoluzione. Vedi già la particolarità del tappo, è un tappo Stelvin, a vite. Stelvin, sì. E quando il vino è già maturo non occorre il tappo di sughero, vanno benissimo anche questi tappi Stelvin a vite, perché il vino non deve fare nessuna evoluzione in bottiglia, era già maturo quando è stato imbottigliato e quindi questo tappo lo conserva esattamente nelle stesse condizioni dell'imbottigliamento. Quindi non è vero che è un vino meno pregiato, no, se non ha il tappo in sughero. No, un tappo che va benissimo per vini che sono già maturi, quindi pronti al consumo. Bello il colore.
fantastico il profumo che sicuramente tu sciorinerai. No, lasciamo perdere. Proviamo a sorseggiarlo. Sì, sono curiosa di assaggiarlo. Va bene. La piacevolezza del frutto, la persistenza data da questa sapidità importante. Acidità anche un po'. Anche acidità. Siccome nella pasta abbiamo tanti ami di tendenza dolce, questo vino va molto bene perché ripulisce la bocca da questa pastosità. Bene, allora noi diamo un attimo di pubblicità e ci rivediamo dopo. Certo, cin. A noi. Ce l'abbiamo fatta, ci siamo ripresi? Sì, anche perché gli abbiamo dato da mangiare così un po' si sono tranquillizzati. Ah, perché loro hanno un po' di i bambini quando sono nervosi, tante volte o hanno sonno o hanno fame. Sì, tu vedi che essendo mamma queste cose le capisci. Abbiamo hai ragione. Un'ora ecco, sono due discoli. Chiediamo scusa per l'intervento di prima, ma adesso noi staremo qui nelle postazioni e lasceremo i professionisti lavorare. E ci assumiamo tutta la responsabilità di quello e che... Se non avete, e se non avete capito bene la ricetta di prima la ripeteremo noi adesso. Esatto. Riassunto lo fate voi dopo. Sfidali. Okay. Allora, la faccia sconvolta di Ilenia che non credeva ai suoi orecchi, vero Ilenia? Sì, sì. Allora adesso invece andiamo a fare una ricetta secondo me molto sciccosa nella presentazione, ma povera negli ingredienti, gusci di cipolla con una spuma di stocco. Che non è Giorgio, che non no, è stava indicando a se stesso, ma non è Giorgio. Quindi ascoltiamo. Gusci di cipolla? Ah, vieni qua. Allora, questi sono gli ingredienti per il guscio di cipolla con spuma di stocco. Allora, intanto gli ingredienti per il guscio della cipolla. Ci vogliono due cipolle rosse o cipolle di Tropea, un litro di acqua, 100 g di zucchero di canna, 80 g di aceto di mele, un cucchiaio raso di sale. Qui non ho detto quanto basta perché un cucchiaio raso è un cucchiaio raso. Per quanto riguarda... chiedo scusa perché sono un po' ciecata. Per il ripieno, non ascoltateli, 500 g di stocco facile, latte intero, una foglia di alloro e poi c'è la guarnizione. Per fare questa vi servirà pancarré in fette, 100 g di acciughe sott'olio, ok? Sì, mi sono permessa, perdonami, di dire cucchiaino perché un cucchiaio raso... Hai ragione, ma pensavo... Sarebbe un po' salato. No, infatti pensavo tu volessi offrire qualcosa di particolarmente salato... E poi con i tuoi amici sommelier bevevamo. Potrebbe essere una soluzione. Eh sì. Bene, allora, abbiamo poco tempo però, vai ad aprire il pancarré. Stanno già facendo segno. Dalla regia. Sì, sì. Non è vero, state tranquilli, non è vero. Allora, mi aiuti ad aprire lo stocco facile? Io forse per l'ultimo dell'anno, per la vigilia. Beh, è una ricetta che va benissimo anche per le festività. Ecco, bene, apro tutto. Sì. Occhio. Allora, lo stocco facile... In questo caso appunto è la polpa in pezzi, sì. È un baccalà o stoccafisso, meglio ancora, perché c'è differenza tra baccalà e stoccafisso. Ce l'aspettavamo, non so, vero Ile? Ce l'aspettavamo. Ero sicura che... Faccio il cerchietto? Fai il cerchietto, sì. Ma che bravo! Hai visto? Bella. Lo sa già. Tagli anche questo. Taglio anche questo? Ha fatto le scuole alte, Giorgio. Chiedo il tuo costo. No, cercando di non tagliarmi un dito, vediamo. Allora, è già, ha fatto già una precottura questo stocco. Quindi basterà adesso andarlo a cuocere con un goccio di latte. Non mettiamo sale perché si sa che lo stoccafisso è già salato e una foglia d'alloro per dare appunto un po' di aromaticità. Certamente. Non eccediamo con la quantità di latte che andremo ad aggiungere. Mettiamone quanto basta. Ritorniamo sempre lì poi. Permesso, grazie. Che dicevamo, scusa Ilenia, latte intero. Latte nel intero. Caso non fossi stata chiara. Scusate. Guardate la perfezione dei dischi. Giotto. La perfezione. Giotto. La perfezione di questi dischi di pane. Con questi dischi si può usare come per mangiarli, ma unendone quattro possiamo fare delle ruote. Ad esempio. Sì, guarda che roba. Certo, certo.
certo. Dice la perfezione in cucina. Ragazzi, la classe non è acqua, che devo dirvi, ma certo. Vino. Guarda, guarda, nel nostro spettacolo si sì. Parte, parlando di dalla ruota. Fin dai primordi dell'uomo, dall'invenzione della ruota. Ruota. Hai capito? Okay. Sicuramente qualcuno avrà detto, ma a cosa serve? Perché da che mondo è mondo c'è sempre stato chi è stato a favore del progresso e chi invece no, l'ha visto no. Sempre. Scusate, io non partecipo a questa conversazione perché devo sei fare in difficoltà le... perché non è in grado di ascoltare e di tagliare anche il pane. Quanti devo farne? Ma fai anche questi. Faccio ma scusa, non avevamo detto 500 persone, un po' poco, so anche al rapper. Vabbè, 500. Ce lo dividiamo. Okay. Ma dopo un po' di pasta. Stiamo sempre scherzando. Con tanta pasta così, poi non è che hanno tanta e quindi fame. Quindi si parte dalla ruota, si Carlo. Si parte dalla ruota per fare un viaggio attraverso la tecnologia vista da Carlo e Giorgio, sì. Naturalmente. A 3,60. Io non so, guardate, la precisione ingegneristica. Non è semplice fare un cerchio perfetto. Evviva, mi ascoltate! Sì. Sì? Sì? Hai ragione. E quindi? E quindi? No, ma dopo mi portano via gli infermieri. Comunque, tu c'hai dei piccioni, delle galline. Poverino. Tu c'hai dei piccioni. Sì, li riporto a casa, grazie. Perché okay. È un peccato. Se non avete i piccioni o le galline, potete tostarli in forno e poi frullarli e esce un pan grattato. No, che poi, siccome è sempre la televisione è finzione, sono qui dietro, qui loro che che mangiano. Guarda, guarda, guarda. Che mangiano la cornice del pan grattato. Eccolo, eccolo. Posso dire una cosa, però non mi fate parlare con Carlo, siete due discoli. Ilenia, mi stupisco di te. È la mia vicinanza. No, noi di solito facciamo comarò. Facciamo e noi quindi la ricetta, questo, io voglio che la gente sappia. Che la gente, ma è meglio che non sappia. Che venga a teatro senza sapere. Quello che dite voi a noi non ci interessa. Tanto noi abbiamo i nostri fuochi. Sì? Tre spiriti di qua intanto. Accendi i fuochi. Accendi i fuochi, perché lei ha detto di te. Dimmi di qua. Vengo di qua. A Venezia, accendere i fuochi vuol dire parlare di qualcuno. Cioè, no, mettere mette la benzina sotto. Questa è una cosa molto carina. Modo tu cos'è Venezia? Per esempio di... Pissani. Sì, Carlo, adesso di qua. Allora lei. Lui, così che eravamo in questo è un esempio di accendere i fuochi. Benissimo. Allora, vogliamo parlare di Carlo, il tuo spettacolo? Perché secondo me, adesso per carità, potranno andare anche a vedere sul vostro sito, YouTube e tutto quanto, però i migliori danni della vostra vita che io ho visto... Sì. Merita un minimo anche di spiegazione. No, certo. Dicevo adesso, questo excursus nella tecnologia, no. Prendendo spunto dalla tecnologia e trattarla poi in maniera paradossale a modo nostro, certo. Si parte dall'invenzione della ruota per passare poi attraverso altre cose che sono invenzioni che diamo ormai per scontate come la lavatrice, esatto. Il ferro da stiro, sì. O l'ascensore, così, e per mostrare in realtà come l'umanità, la varia umanità che noi rappresentiamo, si interfaccia con queste novità sì. E c'è sempre chi è favorevole e chi invece è restio ad accettare, il novità. Progresso così. Questo è qua, ma si ride, a parte la mia spiegazione no, è proprio pesante. No, veramente, guarda, non avete idea. Era pesante. È molto divertente. No, molto interessante. Cosa ha detto? Io credo che lui abbia lavorato in un altro spettacolo, perché dici? Non corrisponde non a nulla. Non mi ricordavo queste cose. Appunto, però veramente, ragazzi, merita. No, andate beh, a vedere davvero, il sito di Carlo e Giorgio, troverete date, luogo. Luogo. È bellissimo, è bellissimo. Qualche volta potrà capitare che troverete solamente Carlo, perché Giorgio aveva degli impegni e non potrà andare a teatro. Dovevo cucinare. Ma chi fa il calendario, per esempio, non potrebbe chiedervi? Fratendorino. Ah, ecco, no, perché, cioè, almeno trovarvi lì. A proposito di calendario. Pensavo a proposito di Fratendorino. Ti sparo lì due, tre date. Spara. 12 novembre a Cassola, che Vicenza. Tu non puoi, sì? No, 26 e 27 novembre e Dolo, provincia di Venezia. Sì. Dolo, 3 dicembre, Rovigo. Io Cassola, perché è vicino a casa mia. Ecco. Ah, ok, perfetto. Ecco, l'importante appunto. Ecco, fatto, sparatela bene. Così. Allora, io sto cuocendo, insaporendo sì? Il baccalà, mentre Carlo e Giorgio, perché è logico. Carlo e Giorgio sta facendo... Carlo e Giorgio abbrustolendo un po'. Un po' le fettine di pane, che saranno la base della nostra cipolla. Ah. Quindi è una ricetta, se noi vogliamo ben vedere, che potrebbe ricordare anche il baccalà alla vicentina, con la cipolla e il baccalà, e lo stoccafisso, esatto. Ecco. Però vedrai che... Carina, mi piace già. Vedrai. Che poi... Vedrai. Aspetta,
aspetta, aspetta, via, giù, giù da là, giù. No, perché ci sono gli operatori che vogliono venire a mangiare ancora. Basta, via, microfono, via, microfono, via, canta, canta. Vedrai che cambierà. Prendete e mangiatene tutti. Ok, e insomma, il morale della favola, voi due vi conoscete a quanto tempo, ragazzi? Da che nabbi, da che nabbi? Da che nabbi? Da che nabbi, perché nascei? Noi siamo cugini, siamo cugini. Mia mamma è la sorella di sua mamma. Si sta bruciando, no? No. Si sta bruciando. Questo non lo sapevo, non lo sapevo. Cugini siete? Ah, che bello. E come è venuta fuori questa follia che vi ha portati praticamente a calcare alla cena di Natale o al pranzo di Natale? No, ma le nostre mamme non sapevano dove lasciarci, ci hanno messo lì un po'. Butto un altro po' di indietro. È incredibile. E quindi cosa hanno fatto? Come è nata sta cosa? È nata che... Le scenette da piano, piccoli? Piano, 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 ma... con quell'olio, Evo, piano. Evo. Piano con quell'olio Evo. È nata che praticamente avevamo entrambi inconsciamente questa passione. Sì. Poi è pur vero anche che alle feste Io di solito le altre due volte che sono stati i nostri ospiti io mi sono ritrovata a cucinare con lui e lui questo l'avevo capito. Allora facciamo così, mentre... metro e mezzo allora mentre Giorgio fatica e Carlo lanciamo perché abbiamo visto abbiamo visto un cartello, guardate. Sì, esatto, quindi dai, fai tu, fai tu il lancio. Qui il cartello, sì, qui, ma qui, se qui. Lo mettono lì, facciamo e ti devi buttare l'occhio, facciamo il lancio. Lanciamo dillo pubblicità. Dai che siamo tornati, oh che meraviglia. Allora, due chiacchiere in cucina, ancora un saluto a chi avesse acceso solamente adesso su 7 Gold, Carlo e Giorgio, Giorgio e Carlo. Carlo che non ha fatto nulla fino adesso, finalmente preparerà. Adesso vai a comporre anche tu il piatto. Voi dovevate assistere alle sgridate che ho preso durante la pubblicità, ragazzi. Andiamo alla composizione. Andiamo. Allora, io voglio fare solo una precisazione, si poi può vi dire, lascio... Guarda, le sac poche. Le sac poche, ma anche con le cucciare. Anche con le cucciarine. Il n'y a più la sac poche, la butée. Allora, per ottenere questo risultato dei gusci di cipolla appunto belli morbidi e di colore bello vivo, li ho svolentati semplicemente per mezzo minuto, quindi 30 secondi, in acqua acidulata, quindi con aceto di mele, zucchero, in questo caso zucchero di canna, un mezzo cucchiaino di zucchero perché appunto la quantità era poca. Se volete poi... sapere come ho fatto, ho preparato le acciughe. Sì, bravo, bravo. Ho preso un vasetto, già pronto, ho scolato un po' l'olio e ho adagiato e le hai adagiate qua nel piatto su un letto di olietto. Guarda che mi porta via stock fish. Hai ragione, vai. Via. E per dare un po' di sapidità, vado ad aggiungere un filetto appunto di acciuga o alice. Se non era per te non le avevamo le acciughe. Guarda socio, guarda cantabriche allora, che sono, dicono, le migliori, sì, guarda, fanno a gara adesso Carlo e io Ilenia, ho finito per quasi chi fa l'impiattamento migliore. Tu che punto sei? Guarda. Fai apposta. Basta. Mi sposto. Fantastico. Tutte le cose per fare apposta. Vai. Allora tu adesso aggiungerai le acciughine per concludere in bellezza. Ma ragazzi, mi raccomando, perché adesso noi dobbiamo lasciare la cucina libera. Voi sapete perché, Adesso andiamo. Sì? Perché non ne potete più di no, un appuntamento. Magari forse. Monsieur le sommelier. Monsieur le bravo. Esatto. Infatti, tra pochissimo, amici, avrete la possibilità di vedere quali sono i vini da abbinare ai piatti della grande ci Ilenia Bazzacco. Ciao Ilenia, ciao. No, ma non te lo porti ciao, via. Ciao. Finito. Ciao. Finito. Ciao. Porto via. Buongiorno e rieccoci. Buongiorno Ilenia.
Allora, un antipasto un po' strutturato oggi, eh. Descrivimelo. Stoccafisso, la cipolla in agrodolce, il filetto di acciuga, anzi di alice, e un pane biscottato sotto, quindi diciamo che la persistenza... Grassezza da una parte, tendenza dolce, un po' di sapidità dell'alice e una persistenza gusto-olfattiva molto buona. Quello che volevo dire io. Allora ho pensato a un prosecco molto particolare, adesso te lo descrivo. Sì. È l'azienda Ruggeri, il nome del vino è Giustino B. B? Tu mi chiederai esatto, perché B? B? Sta per Giustino Bisol, fondatore dell'azienda nel 1950. Grazie. È un prosecco extra dry con un po' di residuo zuccherino, ma molto particolare nella fattura, perché il vino base viene tenuto in vasca fino a febbraio, poi si spumantizza in autoclave per 3 mesi, normalmente sai il prosecco in 28-30 giorni, ecco. Dopodiché va in bottiglia a giugno e l'azienda consiglia di consumarlo addirittura la vendemmia successiva, cioè settembre dell'anno successivo. Quindi questo è un 2014, deve questo essere... Questo è un 14, è stratosferico perché ha fatto un bel po' di bottiglia. Intanto vediamo il colore bello luminoso, lucente, profumo tipico del prosecco con questa nota di Pera William molto molto ben evidente. Sentiamo in bocca cosa ci dice. Senti l'abboccato, cioè... quella timida sensazione di dolcezza data dal residuo zuccherino, che a noi ci va molto bene perché la sapidità dell'acciuga mi richiede nel vino morbidezza, in questo caso un po' di residuo zuccherino in più, e invita molto al riassaggio, vero? Molto molto buono, molto piacevole. È una sorpresa questo vino, è un davvero. Prosecco particolare, Giustino allora, B di Ruggeri. Facciamo il nostro cin cin e certo. Noi ci vediamo dopo. Andiamo. Non disturbiamo. Cosa scritto? Non li ho fatti io, ma Carlo e Giorgio. Subito, subito a puntare lì. Ma io non lo so. Ecco. Guarda. Ecco. No, così bello. Potete vedere. Dammi la no, pena. Parlate. Sono i nostri. Sono i nostri. Giorgio, parlate. Ah, bene, cosa aspetta, diciamo? Aspetta che arriva. No, vanno a parlare. Ah, sì, sì, benissimo. Abbiamo fatti noi questi. L'alloro. Giorgio ha fatto l'alloro, così. Va bene. Allora, siccome oggi c'è stato un po' di confusione, ma quando ci sono Carlo e Giorgio, dovete capire, va sempre a finire così. Sì, però ci si diverte. Beh, ragazzi, valeva veramente perché la pena. Perché ha il pregio di durare poco. Chi, Carlo o Giorgio? Tutte e due. Ah, ok. Ok, ricordatevi che avete la possibilità di andare a trovare le nostre ricette, quelle che abbiamo fatto oggi, su www.settegoldtelepadova.com. Naturalmente avete anche la possibilità di andare a pescare tutti i social possibili e immaginabili. Siamo arrivati ai saluti finali. YouTube, YouTube, mi raccomando, Facebook, iscrivetevi. Ecco. Stanno già cominciando ad arrivare le foto minazzi, dei piatti rifatti. Ah, ecco, benissimo. Quindi continuate a postare i piatti che avete replicato a casa e soprattutto i migliori danni della vostra vita. Nei migliori teatri del mondo con Carlo e Giorgio. Evviva! Evviva! Yeah! Ciao amici. Wow.